Benvenuti al vaso di Pandora. Notizia bomba di poche ore fa: Trump ha annunciato l'uscita degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Abbiamo due ospiti che sono tra i più autorevoli in assoluto per commentare queste ed altre notizie del mondo della sanità e dell'industria farmaceutica. Do il benvenuto, ben ritrovata, la dottoressa Anna Rita Iannetti. Anna Rita, grazie, buongiorno. Grazie Carlo, grazie dell'invito. Medico chirurgo, sintetizzo al massimo, master in ottimizzazione neuropsicofisica e CRM terapia, master in medicina biointegrata, master in PNEI, psico-neuro-endocrino-immunologia e candidata alla presidenza della Regione Marche per il movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità. Benvenuto, ben ritrovato a Marcello Pamio. Ciao Marcello. Carlo, grazie, un piacere essere qui con Anna Rita, grazie. Anche con me, spero. Sì, un po' meno, comunque anche con te. Adesso mi sento adesso quasi mi offendo. No, invece allora ti faccio lo stesso, lo dico come sempre, un grande blogger di indagine in Italia nell'ambito della medicina e dell'industria farmaceutica, autore, e parliamo in questo caso tra i vari libri di, ad esempio, Vaccinazioni, Armi chimiche contro il cervello e l'evoluzione dell'uomo. Ecco, Marcello, commentiamo subito questa notizia dirompente. Tralasciando in questa sede gli aspetti più strettamente geopolitici, che cambiamenti, o direi forse la parola giusta, che stravolgimenti dobbiamo aspettarci nel mondo della sanità e dell'industria farmaceutica dall'annuncio di Trump dell'uscita degli Stati Uniti dall'OMS? Beh, indubbiamente era una notizia che si attendeva, visto quello che era già successo qualche settimana fa, diciamo qualche mese fa, che aveva Trump ritirato i fondi che gli Stati Uniti d'America ogni anno davano a questa organizzazione sovranazionale. Si parlava, se non ricordo male, di centinaia di milioni di dollari ogni anno. È chiaro che questa era la chicca che chiudeva il cerchio, nel senso che Trump aveva dichiarato pubblicamente: io vi do un mese di tempo per stabilire che non mi prendete per il culo. Si riferiva alla Cina, non all'OMS. Si riferiva alla gestione della Cina che ha avuto nell'ambito di questa epidemia, parlo del coronavirus. E siccome non è cambiato nulla, e siccome l'OMS si è comportato come purtroppo ben sappiamo, Trump è stato coerente fino in fondo. Ha detto: prima io vi ho ritirato i fondi, adesso io ritiro anche proprio, diciamo, la figura simbolica, e non solo simbolica, degli Stati Uniti d'America. Ricordo che adesso il primo finanziatore dell'OMS è un certo filantropo che si chiama William Henry Gates III, cioè Bill Gates, il quale si mantiene al primo posto come finanziamento di un'organizzazione sovranazionale. Questo dovrebbe inquietare gli animi dell'intero pianeta, e invece sembra che per i media nostrani tutto nella norma. Certo, Anna Rita, il tuo commento autorevole di medico chirurgo, diciamo decisamente fuori dal pensiero unico su questa notizia dirompente. Allora, quello che posso dire, che noto ormai in maniera inquietante, appunto, è il fatto che tutti gli elementi di fiducia che abbiamo riposto su questi organismi, perché nel passato ci hanno anche guidato nella interpretazione, ricordo anche soltanto il fatto di diciamo annunciare quello che mi riguarda più da vicino, che è la prevenzione, quindi la prevenzione universale, il fatto che esistesse una prevenzione che dovesse essere trasversale dell'uomo e del suo ambiente. Diciamo nei decenni passati l'OMS era un faro per tutti quanti noi, perché diceva delle cose che erano condivisibili. Da una decina, almeno per quanto mi riguarda, magari Marcello è più preciso di me perché è un attento osservatore, io ho altro da fare, non sto a guardare in continuazione l'OMS, ma per quello che mi riguarda proprio come diciamo ricaduta sulla mia professione, da una decina di anni a questa parte dice delle cose che sono veramente sconvolgenti. Cominciando, vi faccio un esempio sull'abbassamento del tasso di colesterolo.
Cioè, la prima cosa che mi ha messo in sospetto nei confronti di questa organizzazione, cioè il colesterolo quando io ho studiato era normale, 230, 250 era normale perché è un fosfolipide necessario per la costruzione della cellula e in maniera particolare ormoni sessuali, cervello, quindi i neuroni. Improvvisamente portano questo dato, questo riscontro, a meno di 200, quindi andando a reclutare una quantità di gente che doveva prendere le statine per abbassare la quota del colesterolo, altrimenti minacciavano la morte di ogni genere tipo. E allora da lì ho cominciato a chiedermi: ma che dicono questi? Di che cosa stanno parlando? Cioè non c'è un dato oggettivo per cui devi abbassare la quota del colesterolo, anzi per certi versi abbassarla così tanto può essere un problema. Quindi sono partita da lì, diciamo, a guardare con sospetto. E dopodiché, per quanto riguarda il Covid, io quello che devo rilevare da parte di tutti i personaggi, quindi i nostrani sono soltanto un aspetto del tutto, è che hanno creato confusione. La confusione è stata strumentale al raggiungimento della paura e della manovrabilità delle persone che non hanno capacità di autonomamente capire i processi. Quindi l'OMS ha fatto esattamente come ha fatto il nostro Stato, come ha fatto il comitato scientifico su cui si sono basate le decisioni dei nostri politici. Hanno creato confusione, non hanno dato dei dati oggettivi. Un'altra cosa che mi viene veramente male è la solita parola scienza. Ma la scienza è cercare di oggettivare delle cose. Questi signori danno per scienza delle opinioni personali. E l'OMS ha fatto la stessa cosa che fanno in tutti gli stati, non so negli altri stati, ma nel nostro è successo questo. Quindi un gruppo di persone che si è arrogato il diritto di dare delle opinioni senza fondamento di ricerca come verità e hanno mantenuto in prigione una nazione intera e non la vedo che si vogliono ritirare da questa situazione. Certo, certo. Tra l'altro la dottoressa Iannetti, Marcello, ha citato come esempio emblematico quello dei valori del colesterolo, che io che ti seguo tanto è uno degli esempi che tu porti tra i più clamorosi, no? Per testimoniare l'assoluta discrezionalità, diciamo, no? Per abbassare appunto i parametri e per far ritrovare dalla sera alla mattina delle persone sane, delle persone ammalate, poi alla fine, no? Sì, sentire un medico che parla, a proposito di fosfolipidi, di colesterolo, un medico che parla così, per me è grasso che colla, nel senso che è stupendo sentirlo. Purtroppo la narita è una mosca bianca, ce ne sono tanti che ne conosco anch'io, però dovrebbero essere la maggioranza a ragionare così, ai noi non l'è. Tornando alla domanda che faceva Narita, è difficile stabilire il periodo esatto in cui l'OMS ha iniziato a cambiare. Io reputo che è iniziato a cambiare in un periodo in cui le case farmaceutiche hanno avuto sempre e hanno sempre più potere anche di lobby, di fare pressioni, e questo ha modificato quelle che erano le linee guida che sicuramente una volta l'OMS aveva e portava avanti. Oggi le linee guida sono quelle protocollari, decise da chi? Dai soliti gruppi noti. E il famoso parametro del colesterolo, che è uno dei tanti parametri, viene deciso dai gruppi misteriosi che si chiamano panel, che guarda caso sono tutti interconnessi con le case che producono le statine piuttosto che il farmaco per l'ipertensione, se stanno decidendo di abbassare la soglia ipertensiva. Quindi è tutto quanto ormai fagocitato da un potere che non è solo economico, che riguarda le lobby dell'industria della chimica farmaceutica. Quindi l'OMS è diventato ormai uno strumento nelle loro mani e purtroppo ne stiamo vedendo i risultati.
Ecco, ne vediamo i risultati. Tra l'altro, un emendamento del decreto legge rilancio a firma del PD annacqua di fatto la norma sul conflitto di interessi nella ricerca farmaceutica, in quanto stabiliscono che i farmaci potranno essere valutati anche da ricercatori legati alle aziende che li producono, se avranno l'ok di un comitato etico, di un sedicente comitato etico. Ecco, cosa sì, che sembra un po' il patto per la scienza, no, direi, di burioniana memoria. Ecco, cosa al di là, diciamo, della un po' della così della non mi viene il termine, comunque cosa significa e cosa implica questo, Marcello, secondo te, questo emendamento? Ma... Guarda, per quanto riguarda il mio pensiero, Carlo, nulla di nuovo all'orizzonte, nel senso che se analizza attentamente come avviene oggi la ricerca farmaceutica, come avviene le immissioni nel mercato di queste molecole che sono studiate dalle case farmaceutiche, che fanno loro gli studi di sicurezza che poi presenteranno all'AIFA piuttosto che all'EMA europeo, che sappiamo bene con le porte girevoli quanto interconnessi sono queste realtà che dovrebbero essere sovranazionali, invece sono all'interno di un sistema controllato dal medesimo, quindi non cambia nulla. Ricordo che dal 1986 in America c'è una legge che impedisce di fare causa a una casa farmaceutica nel momento in cui è noto che questo prodotto, magari potrebbe essere anche un vaccino, ma dico a caso, può avere degli effetti collaterali gravi. Bene, viene impedito il fatto come responsabilità primaria la casa farmaceutica. È chiaro che se io posso mettere nel mercato dei prodotti senza e con la garanzia che nessuno mi romperà le balle con causa dei penali, è chiaro e scontato, non dico che deve essere così, ma è scontato che guardo meno la qualità e la sicurezza di quel prodotto, se ho già le spalle ben coperte. Quindi purtroppo l'ennesimo passaggio di un sistema ormai in metastasi. Certo, Anna Rita, il tuo parere? Io credo che siano questi... Decisamente peggiorativo rispetto a quello che ha detto Marcello, perché il problema è questo. Vi faccio soltanto un esempio personale. In questo delirio di ordine veramente mondiale, nessuno, non mi risulta che nessun paese si sia occupato di prevenzione primaria. Quindi nessun paese ha dato alla propria popolazione strumenti da adottare singolarmente, quindi sono cose che non sono dei farmaci, quindi sono stili di vita, sono modalità di comportamento, per esempio faccio un esempio a caso di qualcosa che ci hanno proibito e che sarebbe stato antinfiammatorio, una passeggiata, giocare a bowling. Il muscolo produce interleuchina 6 e quando viene prodotta dal muscolo che sta facendo un'attività motoria ludica, quella interleuchina 6 ha un'azione antinfiammatoria. Quindi noi avevamo le interleuchine 6 che erano infiammatorie e hanno proibito di fare delle cose che sarebbero state antinfiammatorie, ma non voglio parlare di questo. Io mi sono proposta di essere, come medico di prevenzione da oltre 30 anni, portatrice della, diciamo, verso la popolazione della conoscenza, per esempio, della medicina ortomolecolare. Lo sai che cosa mi hanno risposto quelli che giornalmente sono andati in televisione a terrorizzare le persone e quindi a creare uno stato emozionale di aumento della possibilità di ammalarsi? Ma hanno risposto che le mie vitamine, che sono vitamine perché davo degli integratori che sono semplici, non tossici, doveva passare per il comitato etico. Ecco che significa il comitato etico. Significa che io, se voglio dare un supporto con sostanze sicuramente non lesive in un ammalato, dovrò passare tramite il comitato etico. Quindi non c'è più scienza e coscienza del medico che dà un prodotto neanche farmacologico a un malato come supporto di prevenzione secondaria, ma per farlo, se non vuole essere denunciato, perché poi c'è sempre questa storia, no, della medicina difensiva, deve passare tramite un comitato etico. Ma, e questo vi faccio notare,
Se io propongo una medicina ortomolecolare a un comitato etico tipo quelli sempre dei 100.000 che stanno in quella chat di cui ho parlato la volta precedente, quei colleghi a me non mi fanno parlare, mi ingiuriano perché dicono che quello che io dico non è medicina. Quindi chi è il comitato etico che dovrà giudicare, per esempio, un'integrazione vitaminica? Chiaro, chiarissimo. Infatti volevo fare un passo a monte. Chi stabilisce l'eticità del comitato? È autoreferenziale? È una domanda un po' retorica. È il sistema che nomina il comitato etico. Il comitato etico è nominato dal sistema. Quindi andrà il professore universitario che non spiega l'apnei quando sta all'università. Andrà il farmacologo che dice che le frequenze sono delle fantasie. Andrà quello, lo psicologo, che magari anche avrà un'idea di psicologia astratta, però non sa di che cosa succede a livello di fisiologia rispetto alle emozioni e al pensiero, e quindi io che ho quelle conoscenze sarò buttata fuori come, diciamo, scarto. Chiaro. Questo, vedi Carlo, sì. C'è un arroccamento della medicina meccanicistica che esclude qualsiasi cosa che non sia quello del proprio sistema. Quindi uno scienziato che volesse fare una ricerca autonoma viene bloccato, se non addirittura denunciato. Chiaro, d'altra parte in una filosofia del mondo meccanicistica, un'interpretazione puramente meccanicistica di tutto, anche dei sentimenti, questa è la logica conseguenza. Marcello, stavi dicendo? Stavo dicendo che l'analisi che ha appena fatto Anna Rita è veramente spietata, ma rappresenta la realtà. Cioè, se vivessimo in un paese sano, in un paese normale, con delle persone a certi livelli sane, e quindi mi fa nel dubbio che non possono certo essere ignoranti, quindi c'è un altro passaggio perché manca un anello di congiunzione, avrebbero dovuto dire, che non hanno mai detto, quello che ha detto Anna Rita. Nessuno in televisione, io non ce l'ho in televisione da tanti anni, ma le cose non mi mancano da sapere, nessuno ha detto come potenziare il sistema immunitario, come impedire o diminuire quelli che possono essere le complicanze di questa influenza. Hanno solo parlato di ammucchina, di mascherina, di isolamento, ci hanno chiuso in casa, andando contro quello che è la regola, il buon senso, che perfino mia nonna avrebbe capito che non andava fatto in un momento in cui ti serviva potenziare il sistema immunitario. Ti chiudono in casa senza sole, senza movimento, a mangiare schifezze da mattina a sera. Cioè, quindi hanno lavorato esattamente per il contrario. Se vivessimo in un paese sano, ripeto, avrebbero detto: guardate, è entrato in Italia un virus della famiglia dei corona, una dei tanti, è della famiglia SARS, più o meno come il SARS-1, un po' più rognoso del SARS-1, perché può creare in un 10% di popolazione delle complicanze importanti, anche letali, in un circa 10%. Cioè l'85-90% avrebbe avuto un'influenza banale, sintomi influenzali, alcuni anche senza sintomatologia, e non avrebbe avuto niente. In un 10% polmoniti atipiche, piuttosto che CID, piuttosto che situazioni complesse. Bene. Come ridurre queste complicanze? Come potenziare il sistema immunitario? In un paese sano avrebbe dovuto fare questo, hanno fatto l'esatto contrario. Certo, ecco, tra l'altro avete entrambi appena evocato il sistema all'informazione. Allora, ieri al Parlamento europeo è iniziata ufficialmente l'era della censura, perché in un dibattito un parlamentare cecoslovacco, adesso ci stiamo informando per avere ulteriori notizie, in merito all'informazione sul web, ha detto che l'informazione è libera, però per quanto riguarda i temi sanitari, quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, eccetera, eccetera, l'informazione sul web deve riportare quello che dice l'OMS. Quindi praticamente hanno detto che c'è libertà d'opinione purché si dica quello che riferisce, che riporta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, questo mi dà l'occasione anche per ufficializzare, è iniziato oggi con comunicati stampa, che è nato in Italia il patto Julian Assange, che è un patto per la libera informazione democratica,
a cui aderiscono una trentina al momento attuale, ma sicuramente aumenteranno, dei principali canali web e blogger, di quali fa parte ovviamente anche il vaso di Pandora. Noi abbiamo aderito subito e quindi è nato questo, do questa informazione, sta circolando già da oggi sul web. L'informazione data di quello che è successo gravissimo ieri è stata discussa nella riunione di ieri sera del patto Julian Assange, e ce l'ha riportata Fabio Duranti di Radio Radio TV. Quindi è nato il patto Julian Assange, era ora, e da adesso in poi ci muoveremo e vedremo cosa succede. È nato fondamentalmente per uno scopo prima di tutto difensivo, per difenderci dagli attacchi della mainstream, oscuramento e quant'altro. Ma guarda Carlo, basta poco, quindi mi fa piacere, me lo dici te per la prima volta, ma basta poco, io continuerò da anni. Dovete buttare via la televisione, non pagare più il balzello che si chiama canone Rai, che io non ho mai pagato, non pagherò mai, a parte che perché non ho la TV, non comprare più nessun quotidiano nazionale, bisogna dare un segnale politico, non serve dare mettere una crocetta ogni tot di anni, ogni tot proprio quando decidono di farci votare, pensando che quella sia democrazia, quella è illusione fino a un certo punto, dove noi possiamo spingere, aiutare determinati movimenti, come in questo caso il movimento 3V, che può portare un qualcosa che ci stimola nella crescita. Ma pensare che quella sia il cambiamento, noi lo facciamo con le nostre scelte da mattina a sera. Se io non compro più i giornali, do un bel segnale, moriranno anche loro e si prenderanno una responsabilità gravissima di come hanno gestito questa emergenza, chiamiamola così, perché hanno instillato il virus più deleterio che esista, che è quello della paura. E l'hanno fatto con coscienza, perché sapevano di farlo. Non dico che erano costretti, sapevano di farlo, è una responsabilità abissale. Quindi se tu spegni la TV, non compri più i giornali, sicuramente è un'informazione già più tranquilla, più pacata, meno stimolante verso la paura, perché poi veniamo manipolati. Ecco, a proposito di Covid-19, e con questo ritorniamo all'OMS, l'OMS appunto afferma che il Covid-19 tornerà dopo l'estate come la spagnola. All'interno dell'organizzazione hanno la sfera di cristallo, Anna Rita Iannetti, o sono informati dei fatti, diciamo così? Direi la seconda che hai detto. La seconda. Sì, perché se già vediamo questa epidemia, che è diventata epidemia sempre perché l'OMS ha tolto i numeri per essere un'epidemia, quindi invece di milioni di morti l'ha declassata a epidemia, gli ha dato il nome pandemia, e quindi capisci bene che la manovrabilità è altissima, perché se il giocatore che ho di fronte è un baro, io non avrò mai possibilità. Allora, se lui ha la possibilità di definire il range di normalità o di anormalità, e come facciamo? Quindi questo è veramente, io dico che Trump ha fatto la scelta giusta. Io chiedo al mio governo di uscire fuori dall'OMS, perché l'OMS sta creando problemi, non sta risolvendo i problemi. Quindi il fatto, prima cosa, mi dice mascherina sì, mascherina no, asintomatico, infettivo, asintomatico, non infettivo, quella povera disgraziata della ricercatrice dopo 24 ore si è dovuto rimangiare quello che aveva detto il giorno prima. Allora capisci bene che il teatrino è fin troppo chiaro, che ci sarà un'epidemia naturale, direi di escluderlo. Che possa esserci una epidemia provocata, direi, con questo tipo di delinquenti in giro, che forse è quasi certezza. E quindi bisogna un attimo pensare che dobbiamo fare noi, perché io sono anche stufa dei piccoli gruppi che non capiscono che bisogna agire a 360 gradi. Quindi nessuno può chiamarsi fuori, ognuno per il suo deve fare quello che ha intrapreso,
e sostenere quello che ha intrapreso l'altro se guarda verso lo stesso obiettivo. Certo. E questo è qualcosa che ci manca. Sulla previsione riguardo al Covid, a un ritorno del Covid-19 data dall'OMS, la professoressa Antonietta Gatti le scorse settimane mi ha dato la tua stessa disamina. Marcello, cosa sono informati di fatti? Spero no, di io dico che sono dei delinquenti patentati, perché sono perfettamente d'accordo con l'analisi fatta dalla Narita e anche da Antonietta Gatti, nel senso che ci sarà una seconda ondata, sarà mediatica, esattamente come quella che abbiamo avuto. Quindi il grosso problema è che questi signori gestiscono l'informazione, e l'informazione, se parlassimo un po' di etimologia, ce l'hanno tolta appunto per farci diventare sempre più idioti. Informa, dare forma a che cosa? Le coscienze. Quindi loro, manipolando le informazioni, manipolano le coscienze. Per quello io dico, il primo passaggio è buttare via la televisione, perché eviti un flusso di dati devastanti per l'aspetto animico, astrale, spirituale, e ci metti una condizione poi che la dottoressa sa spiegare molto meglio di me, il terreno certamente predisposto a qualsiasi tipo di patologia. Quindi la seconda ondata, non sto neanche a citare personaggi, individui veramente da tirare in ballo come un Raniero Guerra, che ce lo ricordiamo bene dal 2014, che era in quel di Washington con la tristemente nota Lorenzin a firmare la svendita dell'Italia e soprattutto del patrimonio più importante, che non è il turismo o le belle arti, ma sono i nostri bambini, perché li hanno svenduti i bambini per fare sperimentazione a cielo aperto in Italia, grazie a Lorenzin, grazie a Raniero Guerra e grazie anche a un certo Pecorelli, che poi è stato buttato fuori dall'AIFA. Bene, lo stesso Raniero Guerra è uno dei consulenti dell'attuale governo, è in mezzo dappertutto ed è l'anello di congiunzione con le lobby. E lui, uno dei tanti, ma è uno dei più, diciamo, prestigiosi, ha detto: guardate che arriverà la seconda ondata e sarà peggio della spagnola, perché la spagnola ha avuto la seconda ondata, non dimenticando che il periodo storico in cui è venuta quella situazione, eravamo in un periodo di prima guerra mondiale, la società era devastata dal punto di vista psicosociale, alimentare ed emotivo, e più ci dimentichiamo anche della campagna vaccinale che è stata fatta. Quindi sicuramente loro stanno pompando e stanno creando sempre più paura, quello è l'obiettivo primario, che a me preoccupa non quanto paura, ma per le masse che si nutrono e si abbeverano con i mezzi di comunicazione di massa, i media mainstream. Certo, io do una notazione che è molto importante, che conferma che le elezioni di novembre in America saranno a livello geopolitico le più importanti e le più determinanti da decenni a questa parte. Joe Biden, l'avversario a queste elezioni, alle presidenziali americane, l'avversario di Trump, in merito all'annuncio dell'uscita degli USA dall'OMS, Joe Biden ha garantito che se sarà eletto presidente ripristinerà lo stato delle cose. Ecco, giusto a conferma di questo altra premessa, calcolato che l'uscita comunque dall'OMS degli Stati Uniti avverrebbe fra un anno, quindi a giugno del prossimo anno, perché evidentemente ci sono delle procedure, ci sono dei tempi da rispettare. Comunque, in ogni caso, Joe Biden ha già detto: nel caso diventerò presidente degli Stati Uniti a novembre, ripristinerò lo stato delle cose. Quindi siamo in una situazione veramente tutto da vedere, i prossimi mesi, i prossimi anni saranno veramente un periodo sconvolgente per il nostro pianeta, per gli equilibri. Io ho un ultimo punto che ci tengo molto a toccare con voi, discutere con voi, riguarda sempre il Covid. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha informato che sul Covid si è passati dal rischio basso al rischio elevato. E ha affermato la necessità di ricovero coatto per chi rifiuta le cure. Ecco, come possiamo definire questa strategia di Zaia? Io vedo che te ne stai ridendo, Marcello. Sì, perché se qualcuno si preoccupasse più e si occupasse più di Prosecco rispetto a altre cose, sarebbe meglio per l'umanità, nel senso che se leggiamo quelle che sono le ultime direttive, oltre che le farneticazioni che sono uscite a livello regionale per quanto riguarda il Covid, uno che tira in ballo il TSO, secondo me, è da internare in qualche maniera, perché chi può avere il coraggio e di tirare fuori un trattamento sanitario obbligatorio per una persona che è sana, consapevole, mi riferisco, che ne so, anche un negativo, perché
ha parlato anche di negativi, cioè tampone negativo, però diciamo isolamento fiduciario, rischi il TSO. Quello che è venuto fuori dall'attuale ordinanza è: sei per caso positivo, ma non importa sapere se sei e se puoi in qualche maniera contagiare o meno. Sei positivo? Bene, quarantena. Sei positivo? Però è una casa piccola, non c'è nessun problema, c'è l'hotel che ti aspetta, tu e i tuoi figli, e te lo paghi te, questo è scritto, a tue spese. Quindi vieni internato in un albergo, lo chiamano hotel, naturalmente sono dei lazzaretti, a tue spese. E qui siamo veramente alla fantascienza. Ma non solo, rifiuti ricovero, TSO. Questo è scritto in quello che ha proposto il governatore purtroppo della mia regione. Sei violi la quarantena perché magari ti fai le immunoglobuline, risulti totalmente negativo, 1000 euro di multa. Sei una società in cui non denunci un tuo dipendente che ha la febbre, attenzione, a 37,5, non lo denunci, 1000 euro di multa al datore di lavoro. Cioè, siamo alla follia, è chiaro che qui siamo in piena campagna elettorale dal mio punto di vista e non vedo l'ora che a settembre, ottobre, quando sarà le elezioni, che so che il Movimento 3V si presenterà alle regionali del Veneto e mi fa particolarmente piacere. Qual è il problema? Che avendo un spin doctor dietro molto interessante, perché naturalmente non può certo arrivarci Zaia, ma quello che ha fatto è stato geniale, ogni giorno alle mezzogiorno e 30 i suoi programmi televisivi, e questo ha colpito la maggior parte delle persone. Lo vedono come il papà che si preoccupa dei cittadini veneti. Siamo alla folla. Questo è il potere devastante dei media mainstream. Certo. Anna Rita, un commento su quello che potrebbe, nel caso ben augurato tuo, essere il tuo collega amministratore di regione. Allora, Carlo, se mi permetti, vorrei dare il contributo come medico rispetto a questa discussione. Assolutamente sì. Noi abbiamo una graduazione di problematica infettiva. Se io ho l'Ebola, che quindi ha una capacità di infettare e di uccidere il 60% delle persone che vengono a contatto con questo microorganismo, io avrò la necessità di mantenere sotto controllo chi è positivo, perché mi raggiunge la popolazione e c'è lo sterminio della popolazione. Già esiste la legge. La legge non è che si deve fare, la legge esiste. Quindi se io ho una malattia infettiva che quindi posso trasmettere ad altre persone e quella malattia è grave, la sorveglianza sanitaria mi dà l'obbligo di rimanere a casa con ognuno le proprie modalità, cioè nel senso che ogni malattia infettiva ha i suoi giorni di quarantena, eccetera, perché altrimenti se io vengo trovato fuori è penale, quindi sono arrestabile perché sto attentando alla salute della cittadinanza, ok? Già esiste la legge, non c'è bisogno del TSO, c'è una legge che riguarda le malattie infettive e dice esattamente questo. Ma qui il problema è un altro, qui il problema è la proporzionalità fra quello che si dice si deve attivare e la malattia da Covid. La malattia da Covid è quello che ha detto prima Marcello, cioè riguarda una piccola parte della popolazione. La gran parte della popolazione che si becca il Covid ha un andamento asintomatico, quindi è infetto ma non ha neanche i sintomi, quindi non è malato. Quindi come fai a dire e a trattare una malattia infettiva che ha un target di gravità così basso, così specifico, come se fosse che tu uccidi la gran parte? Cioè siamo alle solite, è una narrazione che non ha niente a che fare con i criteri medici che sono già definiti, per cui non bisogna fare niente se non applicare diciamo la legislazione. In questo caso che cosa dice? Dice che una persona malata, quindi malata, deve essere malata,
tutti i suoi, le persone che hanno avuto contatto devono stare in osservazione, quindi se ne devono stare a casa per 14 giorni. Ogni giorno l'AS li chiama, vede se stanno sviluppando dei sintomi, dopodiché, perché c'è un'altra cosa, Carlo, di ridicolo, mica si fanno i tamponi e si fanno gli accertamenti, per l'amore di Dio non si fa niente. Qui si aspetta che uno sviluppi la malattia e manco dopo gli si fa il tampone. Mettiamo che uno dei contatti sviluppa un sintomo, mica gli fanno il tampone. Adesso forse sì, ma durante l'epidemia no. Si aspettava che si aggravasse. Quindi la gestione medica di questa infezione è ridicola. Adesso non abbiamo tempo, ma se uno prendesse punto per punto quello che è stato fatto, quello che hanno detto, io non riconosco nessuna regola medica a quello che è successo. Se la sono inventata loro questa modalità, perché dal punto di vista medico non funziona così. Chiarissimo, guarda Anna Rita, hai parlato in una maniera che più chiara di così non si poteva, te ne do merito e grande onore perché la classe dei medici so che è in una posizione molto difficile. Io non voglio giustificare, ma comprendo un insieme di cose. E qui non aggiungo altro. Marcello, siamo in chiusura, hai un commento, altrimenti passiamo ai saluti. Ma si commenta da solo ciò che ha detto Anna Rita, e quindi è il momento adesso di prendere in mano la nostra situazione, di svegliarsi dall'incubo, dal Matrix, iniziare a collegare i neuroni e, ripeto, isolandosi da quelli che sono i media mainstream, ci mettiamo già in un terreno organico estremamente positivo. Poi è chiaro che l'alimentazione, il nostro stile di vita a 360 gradi, quello che mangiamo, pensiamo, diciamo, facciamo, va a completare il quadro. E poi potremo fare più avanti con la dottoressa una puntata dedicata a cosa possiamo fare in concreto. Chiaro che un medico parla vis-à-vis con la persona, perché va sempre personalizzato, però a grandi linee quanto importante è un'integrazione per preparare il terreno in una maniera tale da evitare le complicanze, magari anche l'eventuale malattia, cosa certo. Che nessuno ne parla. Accolgo il tuo invito, confido che sia d'accordo anche la Narita Iannetti, dottoressa, per un prossimo incontro, quindi una prossima intervista, anche perché appunto in base a quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità il Covid dovrebbe ritornare, e quindi avremo, ci sarà sicuramente, il tema non si esaurirà a breve. Siamo in chiusura. Ringrazio moltissimo Marcello Pamio, blogger d'indagine nell'ambito della medicina e dell'industria farmaceutica, insegnante di nutrizione, come ha testimoniato il suo ultimissimo intervento, dove parlavamo appunto della prevenzione a livello alimentare. Grazie moltissime, è sempre un grande piacere, dottoressa Anna Rita Iannetti, medico chirurgo. Vedrete eventualmente le principali competenze, non le dico tutte qui, le si vedrà eventualmente, potranno leggerle i nostri ascoltatori nel testo di accompagnamento alla puntata, al video di YouTube. Grazie ancora. Grazie a te, Carlo. Grazie. Ciao Carlo, grazie. Ciao Anna Rita, grazie. Salve.